mi hanno raggiunto Corrado Sorge e Silvio Rispo. Micro Hybrid Shop. Allora, parliamo di questa startup. Chi parla dei due o chi comincia? Perché poi vi sentiamo entrambi. Ok, allora Corrado. Salve. Sì. Raccontiamo questa startup. Questa startup, la società si chiama Micro Hybrid Shop, che offre servizi per i retailer indipendenti, e il prodotto che stiamo presentando Reguard. È Reguard, esattamente, gli angeli del retailer per intenderci. Diciamo, la nostra idea, il nostro prodotto parte da una considerazione numerica, insomma, e molto interessante, ed è quella che oltre 950.000 sono le attività commerciali, diciamo, che popolano lo stivale italiano, e sono la stessa classe che genera un fatturato medio di 230 miliardi di euro, diciamo, annui, e stiamo parlando della classe, diciamo, la categoria merceologica meno cullata, insomma, meno considerata quando si parla di innovazione. Noi con Riccardo abbiamo trovato una soluzione a beneficio dei retailer indipendenti per assistere attraverso una redazione interna e attraverso dei consulenti interni e attraverso l'utilizzo di questa piattaforma, per l'appunto, tutte le attività di marketing di primo e secondo livello, quindi sta a significare gestione social, gestione database contatti, gestione attività di email marketing e gestione di tutto quello che può essere un'attività orientata all'aumento della clientela o alla gestione della clientela già acquisita. A che punto è, insomma, la startup, lo stato dell'arte la startup? Allora, il prodotto si praticamente è concluso. Infatti il nostro, diciamo, obiettivo in questa prima fase è quello di testare il prodotto proprio sul mercato. Lo si può trovare all'indirizzo reguard.it, e adesso siamo in fase di testing. Il prodotto lo lanceremo sul mercato verso la fine di febbraio, inizi marzo, si spera anche un po' prima, però adesso siamo in fase di testing, quindi lo sviluppo al 100%, e adesso stiamo pianificando azioni di marketing per formare e ottimizzare i tempi per raggiungere quanto più velocemente possibile i retailer indipendenti. Che risposta vi aspettate? Diciamo, la risposta che ci aspettiamo, noi siamo, diciamo, cronicamente ottimisti, quindi abbiamo fatto delle considerazioni dettate da un micro, diciamo, testing fatto tra una decina di commercianti che hanno ritenuto il prodotto estremamente valido, perché risolve quelle azioni quotidiane, insomma. Quindi pensiamo di raggiungere i 300 retailer indipendenti nel primo trimestre, facendo una campagna, diciamo, massiva anche attraverso collaborazioni e partnership con associazioni di settore. Quindi ci aspettiamo una risposta decisamente interessante. Silvio Rispo, cosa vogliamo aggiungere? Vorrei aggiungere un aspetto molto importante di Reguard, che è un aspetto sociale, diciamo. Il negozio nel centro urbano fa parte intimamente del tessuto urbano, della vita delle persone. Ora, lo spostamento degli acquisti, che avviene sempre di più in centri commerciali che stanno al di fuori della città o attraverso l'e-commerce, rischia di desertificare in qualche modo le città. Cioè, la città ha bisogno dei negozi, quindi c'è bisogno che i negozianti imparino ad utilizzare degli strumenti potentissimi come quelli digitali, proprio per migliorare le proprie performance, ma soprattutto per sopravvivere, perché la tendenza è alla chiusura dei negozi nei grandi centri urbani. Questo è molto significativo, anche in considerazione del fatto dell'aumento dell'età media delle persone, che hanno bisogno di negozi di prossimità per avere una serie di servizi. Quindi diciamo che noi in questo modo aiutiamo il negozio indipendente, il commerciante indipendente, a trovare, diciamo, degli strumenti per competere con quelle che sono le grandi organizzazioni di retailer, come appunto i centri commerciali, i grandi marchi, perché attraverso questo sistema loro possono ritagliarsi una propria identità e soprattutto creare quello che si dice in gergo engagement con il cliente, dandogli dei servizi accessori. Come il premio può darvi una mano? Il premio è darci una mano in termini di visibilità, ovviamente, perché questo è un prodotto nuovo, un prodotto di cui appunto il commerciante ha bisogno ma che non sa che esiste, quindi fondamentalmente più riusciamo a comunicarlo verso l'esterno e meglio è, anche perché siamo all'inizio, quindi è fondamentale da questo punto di vista.